Dati Istat alla mano, l'occupazione nel 2023 e nel primo trimestre del 2024 non è stata mai così alta negli ultimi anni in provincia di Teramo e si è avvicinata ai livelli record toccati poco più di 20 anni fa. Oggi non siamo tornati a quei numeri, ma ci siamo vicini. È in atto un rilancio economico della provincia di Teramo, che peraltro potrà consolidarsi grazie agli incentivi che arriveranno nei prossimi mesi. La provincia di Teramo si conferma per la sua dinamica industriale positiva perché contempla nella sua crescita economica tutti i settori prevalenti. In questo momento, ci dice il Centro di Studi di Intesa San Paolo, agroalimentare e tessile abbigliamento sostengono i distretti industriali dell'Abruzzo e non è un caso che la provincia di Teramo, insieme con l'automotive, in parte il chimico farmaceutico, il turismo e la grande incidenza delle costruzioni in questi settori primeggia in Abruzzo. La ZES sta dando i primi frutti. Quanto e cosa manca per ottenere i risultati che vi eravate prefissi? Il passaggio dall'esperienza commissariale di Mauro Miccio alla struttura unica del Ministero, certamente almeno nei primi mesi di attività, qualche assestamento l'ha avuta. Oggi la ZES, che resta una grande opportunità perché un'area a fiscalità agevolata all'interno del Mediterraneo significa dare competitività al sistema europeo dell'industria, è una grandissima opportunità per l'Abruzzo e per la provincia di Teramo. I prossimi 2 anni ci diranno molto su questa misura perché saranno completate opere strategiche, una su tutte il porto di Vasto, che può avere benefici anche per l'industria teramana. Non è un caso che l'intervento più atteso, cioè la realizzazione dell'investimento delle supercar di Aera, è atteso proprio in provincia di Teramo. Bastano questi dati Istat a certificare la crescita o c'è bisogno di un ulteriore intervento normativo per continuare ad avere grafici indirizzati al positivo? Questa dinamica positiva, al netto delle contrazioni di un settore strategico come le costruzioni, dopo lo stop al superbonus, potrebbe anche crescere ulteriormente nel 2024 perché le agevolazioni fiscali riguardano in prevalenza il Mezzogiorno e quindi anche l'Abruzzo. Sono opportunità che, oltre alla decontribuzione che è stata confermata dal governo Meloni, darà la possibilità di avere degli sgravi significativi per i neoassunti e soprattutto per le donne, perché se c'è un dato sul quale la provincia di Teramo deve migliorare è quello sull'occupabilità femminile. In ambito maschile siamo di fatto quasi alla piena occupazione, le donne hanno un tasso di disoccupazione non altissimo, ma probabilmente è lì che bisognerà insistere sia a livello di incentivi nazionali e regionali, perché le misure insieme alla programmazione comunitaria 21-27 sono davvero tantissime e quindi tra un anno potremo fare una stima più composita di quanto è avvenuto nel corso del 2024.